Buongiorno, qual è il problema? Non va. Non va? Grazie al cazzo, se no cosa mi chiamavi a fare? Non va, non è una risposta da dare un'assistenza tecnica. Ora, visto che qualche settimana fa ho parlato delle cattive risposte che riceviamo dalle assistenze tecniche, oggi mi metto dall'altra parte della barricata e racconto che cosa può voler dire ricevere da parte del cliente finale, dell'installatore o di chiunque ci chiami, l'obiezione non va. Non va, non è una spiegazione, non è un'obiezione, non ci dice niente. Se tutto andasse bene, non ci stareste chiamando e quindi è inutile che stiamo a parlarne. Quando avete un problema tecnico che può essere di natura di guasto, di natura di mancanza di competenza, di una natura di dubbio amletico che siete legittimati ad avere voi tutti e noi tutti, è fondamentale che siate nei pressi dell'apparato che genera questo tipo di problema. È inutile chiamare l'assistenza tecnica e dire: buongiorno, questa città d'allarme non va. Benissimo, mi dice sulla tastiera: no, guardi, io sono a Napoli, l'impianto è a Milano, io sono andato via, vi ho chiamato solo oggi. E quindi? E io che cosa faccio? Con la sfera di cristallo mi connetto al tuo impianto d'allarme e vedo cosa c'è che non va? È ovvio che voi che chiamate non potete sapere qual è la natura del problema. Probabilmente percepite un problema perché avete una comunicazione di guasto o un malfunzionamento, ma se sapeste qual è il problema lo risolvereste da soli. Però è anche vero che dall'altra parte non c'è un veggente, ma c'è un tecnico che normalmente per riparare il guasto si metterebbe sull'apparato col suo bel cacciavite e il suo bel tester e risolverebbe il problema. Non gli potete dire non va. Siamo al telefono, non vediamo, almeno mettersi nei pressi della tastiera per dirci: c'è scritto guasto batteria, c'è scritto guasto GSM, c'è questa spia accesa. Sono l'ABC della logica. Uno non deve essere un tecnico, uno non deve essere un ingegnere, uno non deve essere uno scienziato. Chiamare un numero di assistenza tecnica, chiamare un tecnico, chiamare un amico più bravo, chiamare chiunque volete chiamare per chiedergli un aiuto e dirgli qual è il problema, non va, è una perdita di tempo per voi e per lui. Per cui cercate di essere precisi, cercate di dare informazioni precise circa la natura del guasto, circa la natura del problema, circa la natura di quello che non riuscite a fare, perché comunque... se ripenso al periodo dello switch off, quando con mia sorella vendevamo decoder, e ripenso a tutti i decoder che ci sono stati riportati dicendoci non va, vi posso assicurare che il 70% di quei decoder funzionava perfettamente e i problemi risiedevano o a casa del cliente o nel cliente stesso. Non va non è una risposta. Almeno sappiate dire qual è la natura del problema. Ciao.